Penultimo impegno del 2012 per la Maceratese che attende l'Olimpia Agnonese dopo la brillante affermazione del Carotti nel derby contro la Jesina. Doppio turno casalingo di vitale importanza per i biancorossi, chiamati a tenere il passo del duo di testa San Cesario-San Benedettese. Agnonese a centro classifica, reduce da uno scoppiettante 2-2 casalingo contro l'Ancona, nel quale la formazione di Urbano ha sperperato il doppio vantaggio. Di Fabio costretto a rinunciare allo squalificato Piergallini e all'infortunato Marani. Maceratese schierata con il 4-3-3. Melchiorri parte largo a destra con Eglizietta a sinistra. Al centro dell'attacco Mario Orta, preferito a Negro. Tridente d'attacco anche per i molisani con Leonetti e Sivilla ai fianchi del Maliano Bubu Keita. Dirige Maggioni di Lecco in un pomeriggio soleggiato che mitiga parzialmente i rigori del freddo. Al terzo, incursione di Montanari sulla sinistra, cross radente a centro area non sfruttato dagli avanti biancorossi. L'Agnonese non parcheggia l'autobus nella propria metà campo e cerca di aggredire la Maceratese sfruttando il dinamismo e la qualità del tridente d'attacco. Al quarto d'ora cross dalla destra per Keita che da buona posizione non impensierisce Carfagna. Al 24esimo spunto di Leonetti sulla sinistra, neutralizzato da un perfetto recupero di Donzelli. La Maceratese non riesce a decollare con frequenti errori in fase di impostazione. La squadra è sulle gambe. L'Agnonese tiene alta la linea del pressing, incurante dei potenziali rischi sulle ripartenze maceratesi. Di Fabio riporta Melchiorri nella classica posizione di esterno alto a sinistra, ma l'aggiustamento tattico non scuote i biancorossi da un improvviso e immotivato torpore. Un primo tempo squinternato, così lo ha definito la presidentessa Tardella nella dopopartita. Al 40esimo Donzelli incespica e perde palla, ricamato combina con Keita e apre sulla destra per Sivilla, che manda fuori causa Montanari e trafigge Carfagna sul palo lungo. Reazione immediata dei padroni di casa, al 42esimo spettacolare acrobazia di Capparuccia che costringe Biasella a un delicato intervento. Squadre al riposo sullo 0-1, risultato che non fa una grinza, premiati il coraggio e la personalità dei molesani che hanno interpretato la prima frazione di gioco in maniera esemplare. Cambia la musica nella ripresa, Maceratese è trasformata sul piano dell'atteggiamento e subito a caccia del pari. Melchiorri appare in cattiva giornata ma al nono polverizza qualunque critica. Il bomber sfonda sulla sinistra, entra in area e fulmina Biasella sul primo palo. Parità ristabilita. Fioccano le occasioni per la Maceratese. All'11esimo Melchiorri cerca sul secondo palo Orta che in estirata arriva con un pizzico di ritardo. Al 12esimo ancora Melchiorri cerca la doppietta personale ma Biasella blocca senza patemi. Scenario radicalmente mutato rispetto al primo tempo. Agnonese schiacciata e in soggezione. Tridente d'attacco isolato e incapace di pungere. Di Fabio toglie Orta e inserisce Negro, reduce da una doppietta contro la Jesina. Al 26esimo Melchiorri calamita un pallone in area di rigore, uscita tempestiva e impavida di Biasella che salva la porta. L'estremo molisano resta anche contuso nell'occasione. Alla mezz'ora Melchiorri perde palla sulla destra. L'azione sembra finita ma il numero 11 biancorosso recupera caparbiamente la sfera e punta la porta. All'ingresso in area di rigore Di Berardino lo falcia platealmente. Rigore e giallo per il numero 5 Granata. Va sul dischetto Carboni che spiazza Biasella per il gol del 2-1. Freddissimo Carboni dagli 11 metri, ma da elogiare ancora una volta l'irruenza e lo strapotere fisico di Melchiorri che dal nulla si è guadagnato la massima punizione. Sembra il gol della sicurezza per la squadra di casa. Nel quarto d'ora conclusivo Carfagna rimane inoperoso e ci sarebbero anche i presupposti per calare il triz, con la squadra molisana sfilacciata e a corto di benzina. La squadra di Fabio pecca di cinismo e di concretezza nella gestione dei 4 minuti di overtime. Al 94esimo la retroguardia biancorossa si fa sorprendere da un pallone in verticale di Pizzutelli. Sibilla riesce a insaccare nonostante l'uscita disperata di Carfagna e l'accerchiamento dei difensori maceratesi. Finisce con un amarissimo 2-2 per la Maceratese che perde terreno dal San Cesario e dalla Samb. Rammarico che non si estende solamente al gol incassato nel recupero. Primo tempo regalato agli avversari, sotto ritmo e senza mordente. Non è bastata una ripresa rabbiosa per accaparrarsi i 3 punti. Per l'Agnonese un punticino complessivamente meritato. Squadra sbarazzina quella di mister Corrado Urbano che compensa la leggerezza del blocco arretrato con la qualità e la velocità del tridente d'attacco. Mister Urbano, un altro 2-2 dopo quello con l'Ancona, questa volta il gusto è completamente diverso. Sì, effettivamente domenica scorsa c'era rimasto un po' d'amaro in bocca perché vincevamo 2-0 e a fine partita sul 2-2 avevamo avuto anche 2-3 occasioni per vincere la partita e c'era stata una grandissima delusione sotto questo punto di vista, ma soprattutto per i ragazzi. Oggi allo stesso tempo il rovescio della medaglia, una partita che secondo me il primo tempo abbiamo disputato benissimo, abbiamo fatto molto bene lasciando pochissimi spazi alla Maceratese e pungendo in contropiede, su uno di questi siamo andati in vantaggio. Poi c'è stata la grande pressione da parte loro, giocatori di grandissima qualità,
abbiamo sofferto la loro pressione, abbiamo preso l'1-1, poi il 2-1 sul calcio di rigore. Effettivamente abbiamo stato bravo a Biasella, abbiamo rischiato di prendere anche il 3-2, però il merito della mia squadra è quello di averci creduto fino alla fine, ed oggi c'è, a differenza di domenica scorsa, un 2-2 che noi ce lo prendiamo, ce lo teniamo stretto, soprattutto perché premia per quelli che sono stati gli sforzi di tutta la partita. Comunque la sua squadra è molto giovane, Sbarazzina, che attacca e difende, magari concede qualcosa, però sa sempre comunque attaccare gli avversari. Concediamo perché purtroppo noi sappiamo giocare solo così, non ci sappiamo difendere, l'abbiamo visto anche quando siamo andati in vantaggio, non è una squadra che si sa difendere, è una squadra che gioca sempre all'attacco. E io la reputo una mina vagante, insomma, è una squadra che se sta vincendo 2-0 non deve stare tranquilla perché rischia di essere ripresa e anche superata. A volte abbiamo perso qualche partita, perdevamo 2-0 il primo tempo, a fine ne abbiamo vinto 4-2. È una squadra che ha sempre qualcosa nel proprio repertorio che può far sì che può cambiare le partite. L'abbiamo dimostrato anche oggi su un campo pesante dove noi soffriamo tantissimo perché siamo abituati a giocare sul sintetico, però credo che alla fine siamo stati premiati perché ci abbiamo creduto fino alla fine.